Prevenire o curare le coliche gassose e il reflusso gastroesofageo del neonato è facile se conosci tutti i fattori che concomitano nel presentarsi di queste problematiche e di conseguenza nel anche andare a trattare per risolverle. Detto ciò, trovate un corso completo in cui spiego perfettamente come vado a trattare e a risolvere tutte queste problematiche in tantissimi neonati che tratto quotidianamente in studio. Li trovate sul mio sito web matteosilvaosteopata.com. Se ancora non ci sono, stanno per uscire poco dopo la registrazione di questo video. Detto ciò, oggi vi parlerò di un caso clinico e vi porterò la testimonianza della mamma di questa bellissima bambina che si era presentata da me quando aveva 2 mesi e mezzo. Ho il PC qua in modo tale da ricordarmi bene della cartella clinica. La bambina aveva 2 mesi e mezzo e veniva per coliche e reflusso. Fino a 2 settimane fa la bambina non si scaricava se non ogni 4-5 giorni, aveva sempre la pancia gonfia con forte irritabilità e mal di pancia, come riferisce la mamma, dalle 20, quindi dalle 8 fino a sera tarda e in generale durante tutta la giornata. Inoltre soffriva di reflusso diagnosticato dal pediatra con rigurgiti almeno una volta dopo ogni poppata. Era irritabile per il rigurgito e aveva spesso il singhiozzo. Dopo aver fatto un'anamnesi completa alla mamma, siamo andati a scovare tutti quei parametri che si vanno di solito a indagare per poi andare a trattare in maniera efficace la bambina. Avendoli trattati, avendo dato i giusti riferimenti alla mamma, avendo inviato ai corretti professionisti, nell'arco di 2-3 trattamenti i risultati sono stati veramente ottimali. La bambina veramente era, non dico quasi perfetta, ma le coliche erano quasi completamente scomparse, aveva ripreso un transito intestinale regolare, anche tutta la parte di digestione e reflusso e rigurgiti era molto migliorata. Il trattamento è semplice, io ho trattato tutta la parte gastrointestinale, la parte diaframmatica, ho fatto delle tecniche a livello cervicale, a livello dorsale e ho dato tanti altri accorgimenti a livello alla mamma. Detto ciò, questo non è un video per spiegare qual è il mio approccio, ma è un video per spiegare ai genitori che si possono prevenire e anche curare, o perlomeno migliorare tantissimo. Per questo motivo, se volete approfondire, vi consiglio il corso sulla parte di matteosilvaosteopata.com. Ora vi lascio alla testimonianza della mamma. Ciao, sono Fabrizia, la mamma di Aurora. Sin dalla nascita con Aurora abbiamo avuto qualche problema, perché dopo le poppate rigurgitava spessissimo, era molto irritata e scaricava in maniera irregolare. E tutto questo portava molto stress sia alla bambina che a noi genitori, quindi abbiamo deciso di chiedere aiuto e ci siamo rivolti a Matteo. Devo dire che effettivamente grazie ai trattamenti osteopatici e grazie a un'alimentazione più corretta consigliatami dal mio nutrizionista, i risultati sono stati notevoli. Infatti ad oggi Aurora ha 4 mesi e posso veramente testimoniare che abbiamo risolto sia i problemi di rigurgito e sia la sua irregolarità nello scaricare. La bambina è molto più serena e di conseguenza anche noi genitori. Il mio consiglio per i genitori è quindi sicuramente di rivolgersi a dei professionisti. Per quanto mi riguarda consiglio sia di iniziare un percorso osteopatico abbinato appunto anche a avere un supporto anche nutrizionale.